Un confronto aperto e senza peli sulla lingua, un punto di partenza per una proficua e fattiva collaborazione. Seriamente preoccupati per le vicende che stanno riguardando il Teatro Vittorio Emanuele, gli artisti messinesi che hanno costituito il Movimento Unione per la Cultura hanno incontrato questa mattina alla Sala Laudamo il presidente dell'ente, Luciano Fiorino, allo scopo di ricevere i relativi chiarimenti riguardo in particolare la disastrosa situazione economico-finanziaria dell'ente e i problemi di carattere gestionale. Le notizie che apprendiamo dalla stampa locale, scrivono i membri del movimento, appaiono allarmanti, già che lasciano presagire una situazione di stallo, la cui conseguenza più evidente risulterebbe il congelamento della stagione 2017-2018. Un danno che ricadrebbe sull'intera cittadinanza, aumentando ancora di più il divario tra ente e abbonati, la cui pazienza e fiducia sono già state messe a dura prova. Il gruppo, attraverso i propri rappresentanti, aveva richiesto giusto qualche giorno fa un confronto diretto con la governanza del teatro, allo scopo di giungere all'identificazione di un percorso condiviso che potesse garantire la riapertura degli spazi e il regolare svolgimento della stagione musicale e teatrale programmata. Una richiesta di incontro accolta con grande entusiasmo dal presidente Fiorino, che ha colto l'occasione per fare chiarezza sulla situazione attuale e sul futuro dell'ente.